Torricella Sicura, in provincia di Teramo, ridente paesino dell'entroterra abruzzese di fronte al Gran Sasso. Ben 197 i piloti accorsi a questa prima di regionale e grande organizzazione da parte del locale motoclub Falchilaga, guidati dal presidente Antonio Fantozzi, hanno allestito un percorso eccellente sotto ogni punto di vista, anche dal punto di vista della sicurezza. La Croce Rossa di Teramo ha fornito addirittura ben due postazioni mobili, una pista di atterraggio per elicottero e 10 ambulanze per avere tutto sotto controllo. Per fortuna non ci sono registrati incidenti di rilievo, quindi tutto è filato veramente liscio. Per quanto riguarda la gara, il percorso soprattutto dobbiamo il percorso è stato composto dalla solita speciale in linea e la solita speciale fettucciata, quindi una PS in linea caratterizzata da punti molto veloci e punti molto tecnici, molto guidati, ma tutto a rimescolare le carte ci ha pensato Giove Pluvio, con un meteo veramente incerto, quindi situazione di sole e pioggia alternate numerosissime volte per tutto l'arco della gara. Piccolo problema in fase di cronometraggio nella prima PS in linea che ha creato qualche problema di classifica, ma tutto prontamente risolto dall'organizzazione. Molto bella, di circa 3500 metri, caratterizzata da un bellissimo salto centrale per la gioia di chi è venuto a vedere questa gara. Con una spiccata variabilità, cosa che ha reso il terreno a tratti con ottimo grip, a tratti con grip zero, cosa che ha messo in luce le doti di guida dei piloti più capaci ed esperti ad andare con il bagnato. Veniamo alle classifiche di questa gara di Torricella Sicura. Partiamo con la classe aspirante 50, vittoria di Adriano Bellicoso. Poi abbiamo l'aspirante 85, dominata da Alessandro Valeri, seguito da Marco Brignoccolo e Andrea Spagliccia. La classe baby è stata vinta dal settempedano Valentino Corsi, seguito da Jeremy Martin Scucchia e Francesco Frugante. Solo due partecipanti nella classe 50, vinta da Nicolas De Angelis, seguito da Michele Piersici. Siamo alle moto grandi con la Mattoriali, vinta da Giulio Francucci. Unico partecipante per la classe Elite, l'eroe locale Edoardo De Ambrosio, forte pilota abruzzese. Vittoria in classe TM per Francesco Di Pierro, mentre la DS è andata a Antonio Di Eugenio. Spans in classe TU con la vittoria inizialmente assegnata a Matteo Gatti, poi però rettificata con la vittoria di Simone Negroni per un problema di cronometraggio nelle PS. Combattutissima la veteran, vinta dal l'inossidabile Giancarlo Moscone, fortissimo pilota abruzzese che non molla di un passo. Quindi passiamo alle tre classi regine di questo campionato interregionale. La E1 vinta da Davide Guerrieri, sorprendente, su Federico Ulissi e Marco Antonella. Quindi abbiamo la classe E2 vinta dall'inossidabile Roberto Bazzurri, che domina addirittura l'assoluta, seguito a Graziano Ronca e Riccardo Cantenne. Quindi la E3 vinta dal newcomer proveniente dal cross Mauro Fiorgentili, che batte Chiatti Omar e Ivan Boezzi. Ma vediamo com'è andata la gara direttamente dalla voce dei protagonisti. Bazzurri, Roberto, cannibale pure oggi, ti sei mangiato tutti, no. Allora parlaci di questa gara, bella gara, un po' variabile col tempo, però bravo, sì, variabile, ora pioveva, poi passavi, c'era il sole, poi ripioveva, vabbè, tutto sommato bravi, complimenti ai ragazzi, hanno organizzato una bella gara, sì, mi è andata bene anche oggi e sono contento. Sta bene da 400, vola? No, è 350 quest'anno, però dai,
cerchiamo le cose un po' più di confidenza e basta. Per quanto riguarda, hai trovato qualche difficoltà sul percorso? Non lo so, le speciali ti sono piaciute tutte quante? No, era tutto bello. Il freddo, a me mi ha ammazzato il freddo più che altro, e basta. Un po' di freddo, ma hai vinto comunque, quindi. Va bene, sì. Non ti ha fermato. Grazie. Ci vediamo alla prossima. Grazie. Ciao, buona giornata. Quindi, intervista inedita con un Mauro Fiorgentili che è passato all'enduro e già si fa vedere nelle zone alte della classifica. Allora, Mauro, prima gara. Il tuo esordio c'è stato già in Sicilia, però qui abbiamo cominciato a ingranare. Sì, in Sicilia non è andata granché bene, però va un po' meglio e speriamo di continuare così, anche perché l'enduro è una specialità abbastanza nuova per me, visto che ho fatto nel 2011 qualche gara, ma quest'anno è il primo anno per intero e speriamo di migliorare gara dopo gara. In particolare dov'è che trovi un pochettino più di differenza rispetto al motocross? Ricordarsi le linee, fettucciati, però tanto è solo una questione di abitudine, prima o poi ricorderò. Però oggi vedo che sei andato forte, hai vinto la categoria, quindi. In linea vado abbastanza bene, anche io assoluto, ho fatto abbastanza avanti, a parte l'ultimo giro che ha piovuto e ha rimescolato un po' le carte. Ti sei preso il viscido? Sono preso il viscido, però una volta io, una volta succederà agli altri, quindi la fortuna un po'. Prossimo appuntamento con... per te, per la prossima gara? La prossima gara sarà regionale, poi il 18 maggio l'italiano, dove puntiamo a fare meglio. Questo sicuramente. La prima gara. Il rodaggio l'hai fatto. Meglio non è difficile. E va bene, dai, ci vediamo alla prossima puntata qui con Regionale Marche. Noi Piste delle Marche ti seguiamo sempre. Grazie mille. E da Torricella Sicura è tutto. Danilo Panebianco vi saluta e rinnova l'appuntamento con il regionale d'enduro marchigiano da Castelraimondo prossimo 13 aprile. Ciao!